L'Atalanta ha finora collezionato 11 punti in trasferta, stesso bottino del Milan capolista, ma a Bergamo la squadra di Giorgi non riesce a convincere e anche oggi contro un vivace Verona non è andata oltre il pareggio. Due soli gol in 6 partite casalinghe sono infatti troppo pochi per una squadra con dichiarate ambizioni UEFA, così Giorgi, per dare maggior incisività alle manovre d'attacco, sperimenta il tridente Caniggia-Bianchezzi-Piovanelli, rendendo però vulnerabile il centrocampo. Nelle prime battute della gara, infatti, l'Atalanta fatica a registrare i vari reparti ed il Verona ne approfitta rendendosi pericoloso con Serena, impiegato nel ruolo di centravanti arretrato. Il tridente bergamasco comincia a pungere con Piovanelli, ma l'attaccante neroazzurro dimostra di essere ancora in ritardo di preparazione. Il centrocampo del Verona, molto ben orchestrato da Priz, riesce a contenere gli spunti offensivi dei bergamaschi, che però sprecano troppo. L'affiatamento fra Caniggia, Bianchezzi e Piovanelli si dimostra ancora in alto mare, il centrocampo fa acqua e sulle fasce non si produce la spinta necessaria. Così l'Atalanta non riesce a sbloccare il risultato, mentre il Verona vorrebbe avere sfidato le nebbie bergamasche per qualcosa di più. Nel secondo tempo Giorgi conferma le sue intenzioni tattiche ed i giocatori neroazzurri fanno di tutto per dargli ragione, ma la difesa gialloblu con Luca Pellegrini dimostra che la stagione dei regali è ormai archiviata. L'occasione migliore di Piovanelli, ma Gregori e la traversa gli dicono di no. L'arrembaggio finale offre 3 acuti in una manciata di secondi, ma la prima vittoria bergamasca del 92 è rimandata a data da destinarsi. Signor Facetti, mi è sembrato di vedere un Verona in salute oggi qui a Bergamo. Ma è stata una buona partita, almeno da parte nostra, una partita sofferta. Abbiamo giocato alla pari per 70-75 minuti e abbiamo sofferto l'ultimo quarto d'ora. Signor Giorgi, bocciato o promosso questo esperimento del tridente? No, direi che la squadra ha lavorato bene, però sul piano delle occasioni ne abbiamo create 4 sicuramente interessanti. Guardando la classifica, vi siete lasciati alle spalle il Foggia? Ma dicevano che il Foggia è una squadra rivelazione. Luca Pellegrini, una buona partita oggi, una marcatura su Caniggia direi esemplare. Ma non era facile perché Caniggia è un ottimo giocatore, ma era importante portare un punto a casa oggi in vista del prossimo turno e del prossimo ciclo che ci aspetta con squadre molto blasonate. Ecco, Facetti non mi sembra molto preoccupato per questi incontri difficili che vi aspettano, tu lo sei? Beh, anche perché peggio di come abbiamo fatto l'andata non si può fare, di conseguenza sarà tutto riguadagnato. Mi sembra una bella